Bene, bentornati, puntata numero 105, vero, no? Sì. 105esima puntata e siamo ancora qui. Ecco. Peggio di tutti, poi. Certo, no? E è passato qualche giorno, no? Perché noi non registriamo, noi facciamo in diretta registrato tutto questo, però io ho insistito perché io volevo vedere il panda. E qua, adesso lo apriamo, guarda, proprio prima lo faccio vedere al nostro pubblico. Wow! Posso toglierlo? Speriamo di non scassarlo, sì. Ecco. Togli anche il tappo. E questo è dipinto dall'interno. All'interno. È incredibile. Con pennelli sottilissimi. E quello che vediamo da fuori è il rovescio del disegno, sì. Come sarebbe il rovescio di un quadro, di un... No, volevo guardare da dentro, da dentro, ecco, è molto più luminoso da dentro. E per chi non avesse malauguratamente seguito la puntata passata, la metafora è straordinaria di questo lavoro, perché dice che le persone bisogna guardarle da dentro, certo. E non da fuori, eh? Ed è certo. Molto più difficile, certo. Questo. Come il cuore, eh? Chi lo fa bello il cuore da dentro? C'è uno che dice, creiamo la nostra immagine e somiglianza. Bene, abbiamo... E ci ha dipinto dentro il cuore la sua immagine. Dai, avanti! Benissimo. Chiudiamo questo scrigno prima di fare disastri e... C'è una cosa però che, oltre allo scrigno, io volevo sentire un pochino voi, adesso vediamo cosa salta fuori, ecco. Perché io faccio tanto giocare i bambini, no? Certo. E quindi volevo sapere un po' se da bambini, o magari da grandi, o magari... Che rapporto? Come si giocava? Come giocavate voi? Così lo facciamo presente un po', perché mi piace molto quando andate indietro nel passato, io amo molto il passato. Sui giochi, ecco, poi... Prego! Non è che si giocasse molto, perché si viveva in famiglia, a scuola, eccetera, almeno quando ero ragazzino, io parlo 6, 7, 8 anni così, quando ci si trovava insieme si giocava ad Arpiatain, a nascondino. Ah, sì! Arpiatain. E un altro gioco che facevamo, così delle volte, era che si prendevano delle palline, mica di vetro, perché quelle non c'erano mica, venivano fatte delle palline con la terra cotta, con la terra creta, e poi dopo si tirava così e dovevano seguire un percorso, andare dentro una buca, e si faceva una gara in questo tipo, e altre volte invece si metteva la pallina qui sopra, prima una, si tirava in alto e dovevi prenderla così, e poi dopo due e prenderlo così, okay. Così, e vinceva chi aveva preso più palline. Erano giochi molto semplici, questo me lo ricordo un pochettino. Non è che ci fossero altri grandi giochi, e se devo dire la verità, nella mia infanzia non ho mai visto un clown. Ah, aspetta. Mentre tu, come giocavi tu? Io come giocavo, le bambine, c'era anche la concezione che i maschi stavano a giocare per conto loro. C'era una divisione enorme, anche nelle classi, la classe maschile addirittura di ale di edificio femminile, ala di edificio maschile. L'intervallo, magari, siccome era un vecchio monastero e aveva il chiostro, si andava, le ragazze, le femmine, perché eravamo ragazzine, stavano nel chiostro a guardare che cosa? I maschi che facevano la lotta. Quindi il gran divertimento dei maschi era fare la lotta. Naturalmente, adesso c'è il bullismo. Allora, non era la concezione che ha adesso il bullismo, era il bisogno, diremmo quasi istintuale, no? Di far vedere la propria forza, sono più forte di te, sono più grande di te, e si rotolavano per terra, se ne davano anche. Quando suonava la campana, che era finito l'intervallo,
fermi tutti, finito il gioco, cominciavano a guardare se i bottoni c'erano tutti. Se ne mancava uno di bottoni, a casa poi prendevano il resto. Si pulivano. Senti, mi viene spontanea la domanda, ma tu hai mai perso qualche bottone da bambino? Sinceramente, delle partite sì. Ah, delle partite. Eccoci, delle partite con le palline. Le palline. I bottoni non me li ricordo. No. E che cose c'erano in palio? Altre cose è meglio che non le ricordi. No, perché noi abbiamo qui un fogliettino, no? Sì. Che potrebbe diventare una pallina, no? Sì. Se dicevo io, no? Ecco, mi fai vedere come si giocava. Vuoi anche tu un fogliettino per giocare? Sì. Ciao, giochiamo tutti assieme questo gioco. Va un attimo, perché come se questo aveva un nome particolare, questo gioco. Non lo ricordo perché sai ormai l'età, però allora, era uno dei giochi. Si metteva così, questo qui. Così. Su. Però stavolta avete visto che non l'ho preso. Io ho preso. Allora detto, un attimo. Dove è andato? Perché potremmo rifarlo tutti e tre assieme, vediamo, no? Allora, prego, scusate, un momento. Allora, si mette qui, sì. assieme, no? No. Questo va, no, non va. Poi, dia lei via. Uno, due, tre, via. Niente, le donne hanno sempre la prima parola. Bene. Non si può dire oggi, no. Però invece l'altro era questo: trattava e poi si faceva una buca così, e poi casomai in certi giochi si doveva toccare l'altra per farla deviare. E vado andare in buchi. Ah, beh, era un po' come un antenato delle biglie. Un antenato, sì. Delle biglie. Bene. Invece bene. Noi giocavamo, e questo qui l'ho fatto anche con i miei nipoti, a calcio, dando i piffetti alle fish del poker. Mamma mia, io non sapevo neppure che usare il poker. No. Beh, dai. Però, che giochi di carte, qualche gioco di carte, certo. Che c'era? Erano i miei, era riservato agli adulti, giocavano a carte. Ma non spiavi, non riuscivi. Io quando ero ragazzino spiavo la briscola. Loro stavano lì quando era una veglia la sera, veglia nella stalla oppure a casa vicino al fuoco. Loro giocavano a carte per passarsi un po' il tempo, perché il vero gioco a carte poi lo facevano nell'osteria. No, perché mia nonna non voleva che giocassimo a carte, perché le carte sono del diavolo. Ah, questo non me l'avevo. No, bene. Perché così abbiamo pensato e ricordato anche che anche i grandi avevano modo di giocare. Sì, sì, sì. Le carte sicuramente, ecco, sì. Altri giochi, me ne era venuto in mente uno quando tu dicevi, dico, ma sì che l'abbiamo fatto anche noi, con sai un gioco che serviva molto, questo qui era quando eravamo un po' già a scuola, a farci conoscere fra di noi, tutti in cerchio, dentro seduti in una sedia, e uno dice: non mi piacciono per niente i miei vicini. E quello che è al centro e guida il gioco dice: chi vorresti? Voglio quello, però deve dire il nome, voglio quell'altro, deve dire il nome, e allora si devono scambiare i posti. Chi è al centro cerca di prendere il posto a sedere, sì. E quindi chi resta in piedi va al centro. Beh. Ma la cosa più bellina è quella con le carte o anche così, che non c'è il nome, cioè ognuno è l'animale e lo si deve chiamare col verso dell'animale. Allora, chi vuoi? Voglio buu, buu. Che vuoi? E così. Bene. No, grazie, perché bene, per sì. Me è sempre bello. Non lo conoscevi il gioco. No. Ecco. E devo dire che a proposito di fish, no, adesso le fish, questo gioco qui, io me lo ricordo invece, ma ero un'altra età. Appoggiavamo le monetine qui e poi si andava a prendere. Vedo che anche il regista era molto bravo.
nel fare questo gioco, ecco. Però sì, giochi di abilità semplici ovviamente, ma quelli però, quelli erano semplici, però ti davano, non erano semplicemente un riempitivo, ti davano qualche cosa, creavano relazione con gli altri, eccetera. Sì, eccetera. Bene. Abbiamo qualcosa da aggiungere sui giochi? Tu ci fai un gioco adesso? Ma quasi, sì, dai. Proviamo, faccio un piccolo gioco che Don ha già fatto tante volte, quindi lui è avvantaggiato. Scusami se ti interrompo un attimo, ma mi fai venire in mente mio nonno, che probabilmente anche lui aveva l'antenato Druleno, era nella banda e suonava la tromba. Era in una compagnia teatrale della parrocchia, no? E lui era naturalmente quello che faceva i giochi di prestigio. Ma mi ha fatto tanti di quei giochi di prestigio con le carte, di cui però io ne ricordo pochi, ma era una cosa molto bella per i bambini. Io posso farvi vedere un gioco? Avevo qui un foglietto, no? Così. Questo è un gioco molto semplice, no? Che tra l'altro, essendo fatto con un piccolo foglietto, a me capita davvero di regalarlo anche ai bambini quando sono via, perché si preparano un attimo, no? Poi è chiaro, bisogna raccontare una bella storia, certo, per fare questo gioco, no? Ecco, e in pratica la storia è questa, no? Di un personaggio, che posso essere io, che vado alla ricerca del filo invisibile. No, adesso vediamo se mi potete aiutare nella storia, perché andando alla ricerca del filo invisibile io ho dovuto superare 7 fiumi. Mi dica un fiume. Il Lavone. È un fiume della Romagna. È un fiume, ma un fiume buono, è un fiume. È un fiume buono? Un fiume difficile. Il Po. Anche il Lavone, va bene, non risultiamo più fiumi, perché poi i laghi, 70 laghi. Oh, Garda, 700 mari. Ma sì, per aumentare Adriatico, no, quindi ho tanti. Poi diciamo che fatto questo è sempre bello dire che ho superato una grande difficoltà, no? I draghi piacciono tanto ai bambini, perché certo li ho superati i draghi per arrivare a trovare il filo invisibile. I draghi, quelli che mettono fuori il fuoco, che fanno questo. E poi cosa è successo? Che dopo tutto questo io ho dovuto superare una prova ancora più difficile. Magari voi avete superato qualche volta. Attraversare un pollaio. Vero che è pericoloso? Un pollaio. Con le galline. Pericolosissimo. Metti i piedi sulla cacca delle galline. Terribile quello. E poi sotto la coda del gallo te lì. Il filo invisibile. Eccolo qua. Vedi? Sotto la coda del gallo. C'è il filo invisibile, sì. Sì. Eccolo qua. Lo vedi? No! Se avessi il naso rosso forse lo vedrei. Sì, ma è sempre invisibile. Comunque adesso io lo lancio qui e quando si attacca, se io tiro, questo si muove. È come lascio andare e torno indietro. Che simpatico! Ecco, questo è un gioco molto semplice, ma è bello anche fare giochi semplici che... E questo gioco... Cosa facciamo? Lo insegniamo al nostro pubblico? Spieghiamo il trucco segreto? Sì. Oltre bisogna dire tutta la storia, perché sennò non funziona. Allora vi do un pezzettino per uno, così provate anche voi, no? Avete voglia di provare a fare questo gioco? Ecco qui, prego, un fogliettino per uno. Allora, come si fa questo gioco? Bisogna prendere il fogliettino e poi bisogna strapparlo un pochino qui e un pochino qui, così. Come hai fatto tu prima? Sì. E poi si piega qui, così, no? Sì, come hai fatto prima. Benissimo, ecco. Ecco qua. Una volta piegato qui, chiaro che io non faccio vedere il pollice che appoggio qui, no? Che è quello che poi, muovendolo, farà muovere, ecco. Poi, però le fa muovere solo uno. E dipende da a volte uno, a volte perché due. È invisibile solo uno. Solo uno, sì. Quindi, un attimo, tiriamo fuori il filo invisibile. Ah. Anche,
Bene, siamo pronti? Aspetta! Ci siamo? Arrivo! Che concludiamo, diciamo, con questo gioco, no? Tiriamo fuori il filo invisibile, poi lo lanciamo. No, no! Deve rimanere qui! Deve rimanere qui! Signore, di qui! Perché, va, perché se tira, poi tiriamo indietro e quando tira... Ecco! Certo, poi come lascia andare, torna su. Tira! Oh, vai, ha tirato troppo, l'hai sentato. Tira, torna su, bravissimo. E questo è un piccolo gioco. Io penso che con questo gioco abbiamo insegnato anche questo gioco, ecco, è proprio bello, ecco. Io ricordo una cosa, in particolar modo mi è rimasto impresso dei bimbi di Aleppo, per dire, in Siria. Capitava di girare con la valigia in situazioni non semplicissime, ma avevo poco da dare, no? Ma questo, avevo un plichettino di foglietti, lo facevo per lasciare i bambini. Sai che sono tornato l'anno dopo e l'avevano ancora. Avevo un fogliettino di carta, magari di un colore diverso, cioè, marrone, così, ma mi è capitato di trovare bambini che avevano ancora il foglietto. Incredibile, ecco. Il filo invisibile dell'amore. Ecco. Che di un sorriso che hai dato, di un'occasione di sorriso che ti rimane impresso. Bello. Grazie, bello. Carissimo. Grazie. E Marco, e un augurio particolare per quando ritorni, penso sarà presto, in questi paesi a portare un sorriso ai ragazzi. Vai, porta anche il nostro sorriso. Io dovrei andare in Iraq a breve, sì. E... Bene, grazie davvero.